Allora, notizie dell'ultima ora sulle sorti del governo, ore decisive, non è una frase fatta, ma è così perché mentre si discute del recovery fund, dei fondi europei da utilizzare, c'è il rischio che le due ministre renziane possano abbandonare l'esecutivo e dunque scenari che stiamo capendo in diretta. Andiamo da Roberto Chinzari a Palazzo Chigi, quali sono le ultime notizie, Roberto? Sì Alberto, l'appuntamento è per questa sera e lo dovremo scoprire questa sera che cosa succederà. Ricordiamo, Consiglio dei Ministri sul tavolo i progetti del recovery plan per utilizzare i fondi europei, ma anche di fatto quello che sarà il futuro della maggioranza e quindi quello che decideranno le ministre di Italia Viva, quindi anche sul futuro poi ovviamente del governo Conte. Si rincorrono le notizie, Alberto, dice che non si ritireranno. Ecco perché, Roberto, da quello che sto leggendo, i messaggi che arrivano, chiaramente, come potete immaginare, per chi ha fatto politica come me, arrivano messaggi, smentite, e poi c'è un'agenzia di stampa. Ora, le ultime notizie, sembrerebbe che stasera non si ritirino. Ma questo vuol dire che rimangono oppure che invece prendono tempo? Allora, diciamo innanzitutto che ci dovrebbe essere l'ok al recovery plan. Ecco. Dopodiché Italia Viva insomma dice non abbiamo detto che si dimettono, però non possiamo smentire il fatto che non si dimettono. In pratica lo scopriremo, vediamo se stasera o magari nei giorni prossimi, perché ovviamente restano i nodi e quindi anche il rapporto teso tra appunto il governo e Italia Viva in particolare, tanto che abbiamo sentito oggi il Presidente del Consiglio ha chiarito una cosa: laddove questo governo con questa maggioranza e con queste forze politiche che appunto hanno sostenuto dall'inizio e quindi se Italia Viva si ritira e Renzi ritira i ministri non sarà possibile per Conte un nuovo governo sempre con Italia Viva. Grazie Roberto Chinzari, grazie di questo aggiornamento. Dunque seguiremo anche gli sviluppi al TG1. Con me ci sono Rita Dalla Chiesa, bentornata, Giovanna Ciao, Botteri e naturalmente Nunzia De Girolamo. Allora, è Roberto Poletti da Milano. Ho visto che siamo tutti abbastanza, è vero Rita, no? Sospesi, nel senso sì. Che noi stiamo raccontando la pandemia e quello che accade e poi però c'è il rischio veramente che ci svegliamo e il governo in qualche maniera non ci sia più. Lo scopriamo solo vivendo, dicendo, come diceva Battisti, lo scopriremo solo vivendo, perché è quello che dice, che hanno detto adesso, stasera forse si saprà. Forse. Tra l'altro, mentre, forse. Non mi meraviglio più di nulla, soltanto che in un momento così delicato l'instabilità non fa affatto bene a questo però paese. Però la battaglia è proprio legata al Covid, perché la battaglia è stata per quei fondi sulla sanità che adesso sono più che raddoppiati, no? Però se c'è via libera stasera, sì, aprono la crisi? Ci saranno i ristori, cioè... Renzi poi dovrà giustificare una crisi su alcuni provvedimenti che sono molto importanti per il paese, cioè politicamente, per chi un po' la politica l'ha fatta, ecco. È complicato spiegarlo agli elettori. Sì, sì, anche se a noi a guardare la cifra che c'era prima prevista per la sanità, quella che è prevista adesso, si capisce che c'è stata una battaglia, tutti quanti hanno detto ci sono troppi pochi soldi per la sanità con la crisi. Dovrebbe rientrare tutto, invece esatto. Dai toni di oggi mi pare che la situazione, diciamo per usare un termine neutro, è fluida. Allora, questo accade da noi, aggiornamento doveroso, mentre adesso andiamo negli Stati Uniti, perché lì, accanto a quello che abbiamo documentato e quindi l'assalto, ora c'è un'emergenza sicurezza, perché potrebbero esserci nelle prossime giornate, quando si avvicina diciamo il 20, cioè il giuramento di Joe Biden, altre forme di proteste, che poi sono molto più che proteste. Allora, tra poco andiamo in diretta con Claudio Pagliara, vediamo quello che sta accadendo con Simona Giampaoli. La strada è tracciata, le tappe fissate. Quando in Italia sarà notte fonda, la Camera si riunirà per votare la rimozione di Donald Trump attraverso il 25° emendamento, voto che sembra solo formale. Trump e il suo numero due Pence si sono incontrati e il vice sta riflettendo, ma non sembrerebbe intenzionata ad evocare l'emendamento dopo che i repubblicani hanno respinto la proposta della speaker Pelosi, un rifiuto che ha riacceso lo scontro tra i due partiti. Poche ore i deputati torneranno in aula domani per pronunciarsi sull'impeachment. Si tratta del secondo voto per il miliardario diventato il 45° presidente americano. Basta un unico voto sul testo che poi passerà al Senato, dove di fatto verrà deciso se condannare Trump rimuovendolo, impedendogli di ricandidarsi. Ciò coinciderà con i primi giorni della nuova amministrazione, un'ipotesi che Biden non gradisce affatto, anche se pubblicamente ha detto questo presidente va rimosso.
Mentre Trump è in visita al confine con il Messico, è silenziato dalle principali piattaforme, il rischio di altre violenze preoccupa l'FBI, il pericolo è ovunque. A Washington ci saranno 15.000 militari della Guardia Nazionale in vista del giuramento di Biden del 20 gennaio, che potrebbe avvenire anche all'aperto. Allora, questo è quello che accade, avete capito bene, ci sono 15.000 uomini della Guardia Nazionale in stato d'allerta per difendere la capitale. Giovanna, davvero c'è il rischio che si possa riaffacciare una protesta così violenta nel momento in cui l'America volta pagina definitivamente? Sicuramente quel 6 gennaio ha fatto capire che ci sono tanti, e parliamo di milioni di persone, che credono, come Trump, che le elezioni siano state truccate, che il voto sia stato rubato. Sono milioni di persone decise, milioni di persone armate. Abbiamo visto quello che è stato sequestrato dopo il 6 gennaio, addirittura il napalm. Quindi c'è un'organizzazione ben precisa che ha giurato di non far passare quell'inauguration di Biden senza una protesta. Quanto questa protesta possa essere dura e pericolosa, lo capiremo subito questo weekend. Ma non è umiliante per l'America tutto quello che sta succedendo? Io ho visto come l'umiliazione dell'America l'altra sera, il 6 gennaio. Tu dici una democrazia che è stato sempre un riferimento per noi. Esatto, che è stato un riferimento per tutti noi, no? E invece la vedo colpita, la vedo umiliata, fa male, ecco, per chi, come dicevamo prima, ha una visione romantica magari della politica. È una lezione per tutti noi, che nei momenti difficili bisogna trovare il terreno d'incontro e non quello di scontro. Sicuramente. Anche perché è un momento in cui, abbiamo visto prima i ristoratori, c'è grande sofferenza, grande davvero crisi, esatto. come forse non avevamo mai vissuto in epoca recente. Claudio Pagliara, allora, quanto è percepito lì questo rischio che si possa riaffacciare una protesta così violenta proprio nel momento in cui Joe Biden arriva definitivamente alla Casa Bianca il 20 gennaio? Ma più che un rischio, Alberto, direi che è una certezza, purtroppo, ecco. Perché l'FBI ha detto chiaramente che ci sono prove. Ovviamente le antenne sono sintonizzate sui gruppi più estremi, che si sta organizzando una protesta armata in tutti i 50 stati americani, quindi non solo a Washington blindatissima per l'insediamento di Biden, ma in tutto praticamente l'America. Oggi c'è da registrare una novità proprio dell'ultima ora, Alberto. Ha parlato Trump dopo un lungo silenzio, come sappiamo è stato anche silenziato da Twitter. Ha detto no alla violenza. Parliamo dopo. Avete di Twitter, il sonoro? No. Prego. Parliamo dopo di Twitter, però dici no intanto. Dicevo, ha parlato Trump. Sì. No, appunto, ha parlato Trump, ha detto no alla violenza, ma ha difeso il suo discorso incendiario del 6 gennaio e ha detto che l'impeachment del tutto ingiustificato, le parole di Trump, sta provocando molta rabbia. Insomma, un discorso che potrebbe anche preludere appunto a una... sembra anche questo un discorso che certamente non calma le acque. Ha anche criticato duramente la procedura di impeachment dicendo e difendendo appunto, come dicevo, le sue parole. Adesso, come avete ricordato nel servizio di apertura, è in volo in questo momento al Messico, in Texas, dove andrà proprio a quel confine con il Messico, dove c'è il tratto di muro che è stato costruito durante la sua presidenza e che, come sappiamo, la politica dell'immigrazione è uno dei temi in cui ci sarà in questo paese una svolta, perché Biden ha già annunciato che molti dei provvedimenti draconiani di Trump verranno rivisti e aboliti. E quindi ancora una volta Donald Trump, come è già successo il 6 gennaio quando c'è stato l'assalto, invece di gettare acqua sul fuoco, insomma un po' di benzina la mette. Ma voglio parlare adesso, prima di tornare poi su Trump, perché c'è poi l'impeachment, di quello che è accaduto rispetto al fatto che lui è stato silenziato da Facebook, da Twitter. Tutto questo sta facendo molto molto rumore. C'è un caso qui da noi che ieri ha sorpreso tutti ed è quello di Libero, il quotidiano Libero. Il suo account di Twitter ieri è stato oscurato. Abbiamo con noi il direttore, che ringrazio, Pietro Senaldi, perché voglio capire bene, ciao Pietro, ecco, cosa è accaduto, perché ieri
all'inizio, diciamo, il primo pensiero, tu hai anche scritto oggi su questo, è stato, diciamo, che l'account è stato silenziato perché? Ma praticamente, se uno cercava di accedere, appariva la scritta: attenzione, questo sito è oggetto di attività sospette, volete andare avanti. Poi noi abbiamo chiesto conto a Twitter, ma non c'è mai stato dato risposta, comunque è stato sbloccato. Hanno preferito sbloccarci che risponderci. Allora, io mi auguro che sia una questione tecnica, però il fatto che sia chi ama Libero, sia le persone a cui Libero non sta simpatico, hanno pensato che si potesse trattare di una censura politica, questo dà l'idea del clima che si respira da tutte le parti, ovvero sia se tutti, quelli a cui piacciamo e quelli a cui non piacciamo, pensano subito alla censura politica, significa che forse Twitter e questi social hanno perso il loro ruolo di centro imparziale del dibattito pubblico internazionale per diventare, diciamo così, quasi un braccio militare di una parte politica. Questo si oppure è, diciamo, semplicemente dei censori in base, sì, diciamo, ecco, no, al messaggio che viene veicolato. Adesso mi pare di capire che è stato spiegato che l'account Twitter di Libero è stato oscurato, bloccato per una ragione tecnica, non c'era censura. Questa è la spiegazione che è arrivata. Oggi l'account è riapparso. A noi non è arrivata questa spiegazione. A voi non è arrivata. A noi, allora, non è arrivata assolutamente. Ecco, Twitter non ha assolutamente detto questo. Ci sono delle ricostruzioni di giornalisti che io non conosco che dicono che è così. Certamente, sì, però vale la loro parola meno della nostra, francamente, essendo noi. Anche perché il dibattito in queste ore che riguarda Trump, c'è qualcuno che dice che se Trump non avesse perso le elezioni, certamente i colossi del web non l'avrebbero oscurato. Come la vedi, Giovanna? È molto difficile, perché è un terreno estremamente scivoloso. Da una parte c'è la libertà di espressione, che è sacrosanta, che è un pilastro della democrazia. Dobbiamo essere, al di là di chi comanda o di chi non comanda, dobbiamo essere liberi di esprimere il nostro pensiero. Dall'altra c'è la questione dei social, che evidentemente prima ancora della vicenda Trump e di Libero, con cui siamo evidentemente tutti solidali, e c'è stato ed è iniziato un dibattito su fin dove può arrivare questa libertà di pensiero, se esiste, come deve esistere, come esiste nei giornali, nell'editoria, una linea rossa che non può essere valicata. Basti pensare che mai venga messo il bavaglio a nessuno. Certo, sì. Ma noi dobbiamo pensare che c'è una concentrazione, perché Zuckerberg c'ha Facebook, appunto, Instagram e WhatsApp. Anche su WhatsApp, sì, in questi giorni ci sono tante polemiche per via della privacy. Infatti io direi che la libertà non va messa in discussione, come si dice, non condivido le tue idee, mi batterò affinché tu possa esprimerle sempre. Però forse finalmente tutti ci interrogheremo sul fatto che stiamo parlando dei giganti del web, delle over the top, di quelle che praticamente non hanno consentito ai giornali locali dei nostri paesi di guadagnare come in passato e che per tanto tempo non hanno pagato le tasse. Cioè forse finalmente anche la politica, non solo italiana, ma di tutto il mondo, si interrogherà anche sulla potenza ideologica e economica che hanno i social. Questo è un altro discorso, perché qui si parla di libertà di espressione. Ma quante volte quindi abbiamo detto che sei libero di scrivere, io sono libera di non leggerti, ma tu devi poter scrivere e io devo poter non leggerti. Però ci sono dei limiti. Abbiamo avuto paura che loro potessero potrebbe addirittura entrare in politica, che la potenza di Facebook potesse condizionare le elezioni americane. Però ragazzi, una cosa molto banale che posso succedere, che questi signori decidano di silenziarci e noi non avremo più WhatsApp con quale comunichiamo, Su questo non c'è dubbio, però di fronte ad alcune cose apparse su Facebook, violenze, torture, incitazione, pensiamo anche al terrorismo islamico, è ovvio che non è questo, però voglio dire, è chiaro che anche su questo deve esserci un dibattito, cioè la libertà è assoluta, deve essere garantita, però non si può tollerare quello che si è visto in questi anni, la violenza, la sopraffazione, l'incitazione continua alla violenza da qualsiasi parte provenga. Perché Senati, non abbiamo mai disciplinato la rete. Assolutamente. Che secondo me c'è un grande equivoco, no? Nel senso, questi social devono capire, se sono, devono identificarsi, sono dei mezzi di comunicazione
E allora o sono gli organi di stampa. Dire, no? Perché noi ricordiamo che le Brigate Rosse telefonavano e non gli faceva cadere la linea la FIP, no? Quindi o sono un mezzo di comunicazione oppure sono un editore. Certo. Ma se sono un editore allora pagano le tasse in concorrenza con gli altri editori come negli altri regole del paese. Si assumono le responsabilità civili e penali, quindi se trasmettono immagini di reati vanno dentro loro. È il punto fondamentale. Devo fuggire, ma ti devo dire solo questo. Comunque noi abbiamo ricostruito, noi non abbiamo commesso nessuna attività, non dico illecita, ma neanche indecorosa, diciamo così. E ti ringrazio di questa tribuna che mi offri, molto importante. Allora, un grande in bocca al lupo ai colleghi di Libero, siamo grazie. Solidali, è giustissimo quello che tu hai detto rispetto al fatto se si è editori certo. o meno. Adesso però restiamo a parlare di Donald Trump, perché ancora una volta è Melania a fare discutere, ieri ha preso le distanze dal marito, non è la prima volta, e i malevoli dicono beh è facile averlo fatto così a scoppio ritardato quando il marito di fatto è in disgrazia. Simona Giampaoli. Le ultime mosse da First Lady. Melania ha rotto il silenzio dopo l'assalto al Campidoglio e in un testo pubblicato dalla Casa Bianca, condannato nei termini più assoluti, sono testuali parole quelle violenze, perché la violenza non è mai accettabile. Si è definita delusa e amareggiata e ha lanciato un appello alla guarigione a pochi giorni dall'uscita di scena. È stato l'onore di una vita essere stata la vostra First Lady, ha aggiunto rivolgendosi a tutti gli americani e definendo che pettegolezzi osceni, attacchi personali ingiustificati, la ricostruzione che la voleva su un set fotografico durante le violenze. Che Melania sia rimasta in silenzio e lontana dai riflettori durante le ore che hanno scosso l'America e il mondo è un dato di fatto. Non era neanche accanto al marito che osservava su monitor scorrere in diretta le immagini dell'assalto al Campidoglio. Ma c'era Ivanka, la figlia prediletta, che con la giovane e bella matrigna non avrebbe mai legato, e c'era Donald Jr. mentre riprendeva la scena con il telefonino, balli sulle note di gloria e frasi di incitamento a quelle violenze che hanno fatto il giro del mondo. Melania scomparsa, Melania che prende le distanze dal marito e dalla famiglia, assenza che ha alimentato i rumors di divorzio che sarebbe solo rinviata alla fine del mandato presidenziale, quindi ormai una questione di giorni. Insomma, Giovanna, tardiva questa presa di distanza di Melania o un po', diciamo, furbesca? Però Melania è stata sempre, rispetto al marito, moderata, ha tenuto sempre una sua posizione, è stata 4 anni di discrezione, sempre un passo indietro, 2 passi indietro. Non stupisce, in fondo, che sia intervenuta. Io penso che non sia una donna libera, lo sai? Penso che lei non sia libera di essere se stessa, di dire quello che pensa veramente. Può essere anche una donna che abbia paura di un uomo potente come il marito. Lei non è la donna che può parlare e confidarsi con le amiche. Non è una che possa dire mio marito mi maltratta o mio marito ha un atteggiamento aggressivo in casa. Quindi, secondo me, non è neanche... L'hai vista? L'abbiamo vista tutti quando girano insieme, che lei evita anche il contatto fisico col marito. Non sappiamo nell'equilibrio di coppia cosa c'è, perché parliamo di coppia in questo momento, non soltanto di Trump e, certo, e Melania. Quindi io credo che anche accusarla di essere arrivata in ritardo su questo problema, io credo che sia, non sia giusto, perché non sappiamo lei realmente che cosa abbia provato. Soprattutto non può intervenire quando vuole, c'è una tale macchina, un tale apparato. Esatto, no? Sì, esatto. Probabilmente è una donna che in questo momento ha avuto anche il coraggio del buonsenso. Sì, che alcune volte che ha sempre avuto, non disturba. Tutto sommato, no? Solo che noi c'è forse madre, siamo abituati all'immagine della moglie di Obama, che ha rappresentato un po' di più noi donne tutte. Roberto Moretti, voglio sentire il tuo punto di vista, perché qui le ragazze sono molto solidali con Melania. Secondo te? Ecco, io invece la semplifico. Stiamo parlando di persone, Trump, Melania, gli altri del clan Trump, che si stanno programmando il proprio futuro alla luce di quello che gli può fare più comodo. In mezzo c'è la gente in rivolta che viene mandata avanti. La differenza qual è? Stiamo parlando di tutta gente con la pancia piena e di un'America affamata che invece viene chiamata alle armi. Tutto questo è estremamente pericoloso. Anche prima parlavate della censura. Ecco, censurare Trump adesso che è caduto in disgrazia è troppo comodo. Rischiamo di trasformare questo personaggio in una vittima che quindi viene
seguita ancora maggiormente da gente che non ha un livello culturale adeguato per capire tutti questi meccanismi. I messaggi, ripeto, che veicola. Qui sono i ricchi che mandano avanti i poveri, sembra un discorso strano, ma è così. Sinceramente di Melania e della sofferenza di Melania, a parte che non sia sofferenza fisica, quello sarebbe gravissimo, ma delle sofferenze di Melania importa poco a me personalmente, importa le sofferenze della gente di un paese travolto dalla pandemia, Alberto. Peraltro, come dice Poletti, è vero, riguarda anche Ivanka, che in queste ore anche lei ha detto che potrebbe andare alla figlia di Donald Trump, potrebbe andare, invece il 20 lei potrebbe esserci, il padre no, quindi insomma comunque anche lì però, sta giocando. Però vedi Alberto, anche nel caso di Melania, io non condivido, cioè una donna che... Però voglio dire, anche lì deve esserci un limite, perché imbruttire Melania dicendogli le peggio cose di questo mondo... Infangarla in questo... Sì, non è assolutamente necessario, non è assolutamente il caso. È una donna che ha fatto le sue scelte, ha fatto la sua vita, le condividi, non le condividi... Non sapeva nemmeno che sarebbe finita. Sicuramente non lo sapeva. Però certamente comunque, voglio dire, io il momento in cui si dicono le cose più orrende sul suo conto e così, difendo anch'io. Melania... Anch'io. Come qualsiasi donna che si trova infangata solo perché donna e o non... solo perché moglie, esatto. Ancora meglio. Quindi anche Melania ha un cuore e non calcola soltanto, questa diciamo è la sintesi, così come la sintesi di questo anno, lo rivediamo insieme quest'anno quando tutto è cominciato, è proprio Giovanna Botteri che adesso è qui dalla Cina, ci parlava di questo primo contagio e delle prime morti a Wuhan, un anno di virus con Simona, con Donatella Cupertino. Erano le 8.50 del mattino dell'11 gennaio scorso quando in Cina si annunciò una breve notizia. A Wuhan era deceduto un uomo colpito da una polmonite di origini misteriose. Si pensava a qualcosa di lontano da noi, dal resto del mondo, ma a fine gennaio due turisti cinesi in vacanza a Roma risultano essere i primi due casi in Italia con gli stessi sintomi di Wuhan. L'11 febbraio la malattia ha il suo nome specifico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità decide di chiamarla Covid-19. E il 21 febbraio diventa una data centrale per la vicenda italiana legata al nuovo virus. In questa data ha scoperto il paziente 1 all'ospedale di Codogno. Si isolano le prime zone rosse in Lombardia. Seguono poi altri casi in Veneto e nel resto d'Italia. È il 9 marzo, la data che tutti gli italiani non dimenticheranno mai. Il premier Conte annuncia un lockdown nazionale. Tutta l'Italia è zona rossa. L'11 marzo l'OMS annuncia che il Covid-19 è oramai una pandemia. In Gran Bretagna il premier Boris Johnson è contagiato. Dopo di lui succederà ad altri esponenti politici in Europa e nel mondo. L'America inizia a contare migliaia di morti. Il Papa il 27 marzo prega da solo sul sagrato della Basilica di San Pietro, quella piazza vuota, ma seguito dai cattolici di tutto il mondo, in TV e online. I numeri del contagio continuano a salire, sale anche il numero dei morti, ospedali saturi, terapie intensive al collasso. A Bergamo i camion dell'esercito impiegati per trasportare le bare verso i forni crematori di altre regioni, un'immagine da teatro di guerra. Passano i mesi, l'Italia riparte tra chiusure e zone rosse limitate. L'estate è un po' più libera, qualcuno torna a viaggiare, ma a settembre la situazione precipita nuovamente e la seconda ondata. Nei laboratori di ricerca di tutto il mondo si cerca una soluzione ed ora la speranza che tutto finisca è affidata ai vaccini. Questo è il quadro di questo anno, ne avremmo fatto volentieri a meno. Professor Matteo Bassetti in diretta con noi, abbiamo anche collegati Parigi e Berlino, Nicoletta Manzione, Rino Pellino, tra poco andremo lì per capire anche come si sta evolvendo la situazione, vedete Nicoletta per strada, anche Rino, vengo da voi, ma prima voglio chiedere al professor Bassetti, lei ha detto, è un momento critico, le regioni sono in piena seconda ondata e Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, dice ci vuole un lockdown o arriveremo a 95.000 morti a febbraio. Ma guardi, allora ci sono alcune regioni che soffrono, pare abbastanza evidente, nel senso che non sono mai uscite nella realtà dalla seconda ondata, quindi mi pare prematuro parlare della terza, bisogna prima in qualche modo metterci alle spalle la seconda. Io personalmente sul fatto di un lockdown generalizzato non sono d'accordo e credo che bisogna essere molto pacati nelle nostre affermazioni, perché la situazione è molto diversa da regione a regione e quindi ben venga tornare al sistema dei colori. È chiaro che ci saranno regioni che soffriranno di zone rosse o magari anche di un inasprimento ulteriore perché i contagi crescono, perché ci sono tante persone in ospedale, altre regioni che ci sono messe in maniera diversa, è più giusto continuare con sistemi
differenti. Un lockdown generalizzato, quello che abbiamo fatto a Natale, credo che non serva, e mi pare che i numeri di questi giorni lo dimostrino ampiamente. Abbiamo solo confuso senza portare a casa nessun risultato. Allora, voglio andare a Parigi, da Nicoletta Manzione, perché lì il primo ministro ha detto che è una misura difficile ma necessaria, dunque anticipare il coprifuoco alle 18, quindi vuol dire che veramente, insomma, dalle 6 del pomeriggio non si può più uscire di casa. Nicoletta, cosa sta accadendo? Sì, questa è una settimana decisiva. Domani ci sarà un consiglio di difesa presieduto dal presidente Macron che dovrà proprio decidere se estendere il coprifuoco a partire dalle 18 del pomeriggio fino alla mattina alle 6 per tutta la Francia. Al momento sono 25 le regioni dipartimenti che dalle 18 devono chiudere tutte le attività. Qui siamo a Parigi, dove invece il coprifuoco comincia alle 20 di sera, una misura necessaria anche se molto dura, perché potete immaginare, chiudere tutte le attività a partire dalle 18 significa fermare qualsiasi tipo di commercio, qualsiasi tipo di incontro, qualsiasi tipo di attività all'esterno dal pomeriggio. E questo è necessario perché l'epidemia non si ferma, continuano i contagi, non si riesce a scendere sotto un determinato numero di contagi e nuovi casi al giorno, siamo sempre sui 10.000-12.000, mentre procede abbastanza lentamente tutta la questione delle vaccinazioni, perché qua in Francia, come già è stato detto, si è un po' in ritardo, sono circa, ai dati di ieri, 138.000 le persone vaccinate. È da raccontare che il secondo titolo dei telegiornali francesi è sull'Italia, che dicono ha vaccinato 6 volte più della Francia, per cui una volta tanto, viene il nostro paese un po' portato... Esatto, tra l'altro ti voglio mostrare in diretta che siamo arrivati sopra 700.000, se non sbaglio, lo vedo nel ecco qui, 731.539 le persone vaccinate fino a questo momento nel nostro paese. Devo dire che in questo siamo stati molto virtuosi, una volta tanto dobbiamo riconoscere anche i nostri meriti. Grazie Nicoletta, questa era Parigi in diretta. Adesso vediamo Berlino. Angela Merkel ha detto che le prossime settimane saranno le più difficili della pandemia. Rino Pellino, da te. In una riunione di partito, quindi non in maniera ufficiale, sono indiscrezioni riportate dalla Bild Zeitung, avrebbe detto ai suoi colleghi che bisogna assolutamente fermare il virus mutante che arriva dall'Inghilterra perché è molto più contagioso. Rischiamo, ha detto Angela Merkel, che a Pasqua avremo 10 volte tanto l'incidenza attuale. L'incidenza attuale media della Germania è già a 164,5 casi ogni 100.000 abitanti, quindi sarebbero dei numeri catastrofici. Ed è ritornata alla mente quanto aveva detto nello scorso ottobre: attenzione, se andiamo avanti così a dicembre avremo 20.000 casi al giorno, si è arrivati al 18 dicembre che ce n'erano 33.000, quindi Angela Merkel ha dimestichezza con i numeri. Dopo spiegò che si trattava semplicemente di calcoli matematici legati a quello che è l'andamento normale di un virus. Ha detto, insomma, ci vorrebbero almeno altre 8-10 settimane di misure dure per fermare la situazione. Allora non venne presa molto sul serio, tranne che dopo gli si è cominciato a correre dietro cercando di fare delle nuove restrizioni. Attualmente ci sono quelle più dure fino adesso previste in Germania: solo una persona si può vedere al di fuori dei nuclei familiari, scuole quasi dovunque chiuse e lezioni in, a distanza, e anche blocco del, cioè limite agli spostamenti a un raggio di 15 km dal luogo di residenza. Probabilmente anche Berlino lo farà tra poco. Grazie, con Rino. Non pochi problemi e soprattutto la preoccupazione che continui la pandemia. Grazie Rino Pellino. Allora, certamente lo chiedo anche al professor Bassetti. Quello che stiamo vedendo è la Germania, addirittura una persona soltanto extranucleo, qui da noi sono due, Parigi e la Francia, coprifuoco alle 18, quindi vuol dire che la situazione è ben oltre l'emergenza. Altri paesi europei, no? Il Portogallo è andato in lockdown, la Svezia, che avevamo preso come esempio, sta andando in lockdown. Che cosa ci dice tutto questo, professore? Ci dice che dobbiamo investire di più sui comportamenti individuali. Purtroppo, vede, lei adesso ha fatto vedere che
è un anno che conosciamo questa epidemia e però purtroppo mi pare che ancora troppi non conoscono le misure che si devono adottare per evitare di contagiarsi, perché se è successo e c'è stato un aumento dei contagi negli ultimi giorni, è verosimile che qualcuno durante il periodo natalizio, nonostante i divieti, si è visto, ha fatto cene, noi lo vediamo qua in reparto, abbiamo moltissimi casi di persone che si sono contagiate a Natale o a Capodanno. Purtroppo bisogna investire di più, secondo me, sui comportamenti individuali. Le persone devono essere più responsabili, perché con i divieti siamo andati poco lontani. Bisogna che le persone imparino che è solo grazie alla loro capacità di difendersi dal virus e di difendere le persone che abbiamo a fianco, usando le mascherine, distanziandosi, lavandosi le mani, che si può addivenire a, non dico una soluzione, perché la soluzione ce la porterà il vaccino, ma quantomeno a limitare la diffusione del contagio. Ma certo, pensare a misure ulteriormente restrittive. No, la verità è che noi oggi, che è una giornata nella quale ci sono ancora più morti, paghiamo sicuramente ciò che è accaduto a Natale, su questo non c'è dubbio, abbiamo un po' abbassato le difese, soprattutto in famiglia, che è il luogo di maggior contagio. Però è chiaro che noi oggi, proprio nella giornata in cui arriva il secondo vaccino, forse dovremmo pensare di investire sempre di più in questo. Oggi siamo primi, per fortuna siamo un buon esempio in Europa. Finita la parte sanitaria, forse dobbiamo occuparci delle scuole. Tutto il personale scolastico, con il secondo vaccino appena arrivato in Italia, dovremmo accelerare su questo, in modo da mettere in sicurezza soprattutto i ragazzi e gli insegnanti, che sì, sono poi però, la struttura che va tenuta in piedi. Poletti. No, Alberto, io ti volevo dire, ha ragione il professor Bassetti, è un po' colpa nostra perché non rispettiamo le prescrizioni. Io, siccome mi si è rotta la macchina, ho preso un treno regionale per arrivare qui, vengo da fuori Milano. Questo treno regionale aveva un sacco di vagoni vuoti e la gente tutta assembrata in uno, fregandosene, soprattutto i giovani. Dobbiamo forse renderci conto, per una volta che il trasporto funziona, non ci sono scene di gente accalcata e gli spazi ci sono, dobbiamo renderci conto che siamo in guerra e che c'è questo virus da combattere. Abbiamo un po' perso la testa, ma davvero. Allora, Rita, no, perché ti vedo no, in sofferenza. Sono perplessa, sì. No, sono perplessa perché in realtà io credo che gli italiani abbiano fatto moltissimo, moltissimo per vincere sull'epidemia, sulla pandemia, l'abbiano fatto. Poi ci sono stati ovviamente, c'è stata una parte di italiani. Prego Roberto. Rita, ci sono anche quelli che hanno mollato, quelli che se ne fregano. Certo, lo stavo dicendo, infatti. Però ti posso dire che forse la maggior parte degli italiani non meritano di sentirsi dire che hanno mollato gli ormeggi, perché non è vero. No. Tra l'altro c'è un altro risvolto, al di là di chi non ha rispettato le precauzioni. Adesso, come sapete, ci sono molte bufale che riguardano i vaccini. Sì, esatto. E allora ci sono queste due dottoresse che, con ironia, ci spiegano che sono proprio delle fake news. Guardate questa clip, poi andiamo in diretta da loro. Primo giorno dopo la vaccinazione anti-Covid. Stiamo bene e non sentiamo alcun sintomo. Secondo giorno dopo aver ricevuto la vaccinazione anti-Covid. Continuiamo a stare bene e non mostriamo alcun sintomo. Terzo giorno dopo la vaccinazione anti-Covid. È il Pepe. El Pepe. El Pepe. El Pepe. El Pepe. E allora andiamo in diretta. Abbiamo con noi le dottoresse Miriana Girardi e Giusia Modio. Insomma, è un modo molto divertente però per raccontare una cosa importante. Salve, buonasera. Buonasera. Grazie per l'invito. No, grazie a voi. Allora, come vi è venuto in mente di veicolare questo video per smentire tutte le bufale che ci sono sul vaccino? Sì, allora, in realtà è iniziato tutto come un gioco. Quindi abbiamo girato questi video tra di noi, circolavano solo tra le nostre chat, magari anche solo per strapparci un sorriso a fine turno. Poi abbiamo deciso un giorno di pubblicarli. Abbiamo ricevuto questo successo totalmente inaspettato. Quindi abbiamo utilizzato questi due social, quindi TikTok e Instagram, proprio per raggiungere un maggior numero di persone, in particolare i ragazzi, per proprio divulgare
messaggi corretti di prevenzione e ostacolare quella che è la disinformazione e la confusione, che soprattutto in questo periodo purtroppo c'è. Esatto, ma raccontateci in un flash, in che reparto lavorate, parlateci della vostra insomma attività. Sì, allora noi ci siamo laureate in assistenza sanitaria all'Università degli Studi di Bari, attualmente da circa... Dall'accento avevamo capito che eravamo a Bari. Era nato un dibattito. E poi? Quindi da circa 8 mesi lavoriamo nel laboratorio Covid del Policlinico di Bari, con la professoressa Chiron, che è anche nostra docente del corso di igiene, e anche grazie a lei alla fine che abbiamo questa passione per la prevenzione. Bravissime. Allora, senta, prima di lasciarci, ci fa vedere senza mascherina, così ci tranquillizziamo che non è successo niente. No, non è successo niente, la assicuriamo. Non si può perché sono rigorosissime. La ringraziamo, le dottoresse esatto. Emiliana e Giusi, davvero buon lavoro e grazie per questa doppia testimonianza, sia sul campo che sul web. Allora, grazie anche al professor Bassetti, pochi secondi e torniamo qui. E allora, voi che state chiacchierando tanto, vi devo dare una notizia. Lo sapete che tornano le protagoniste di Sex and the City? Wow, lo sapevate? Uno dei miei preferiti. Tornano, eccole qua, prontissime. Sono in tre perché una si è sfilata, non vuole Samantha, non vuole esserci. Però sono tornate. Quasi quasi, mi vedete, potremmo farlo in salsa nostrana, voi tre sareste perfette. Che dite, Gio, ci stai? Tu ridi. Insomma, anche no. Di Sex and the City. E come dici? Sì, anche Poletti sta ridendo, perché non è una cattiva idea, vero? Di Poletti, ecco, potrebbe venire no, Poletti come te, Roberto. Sì, terzo, facciamo io due Poletti, va? La nuova Sex and City in Sanse. Vabbè, perché anche poi, perché sono donne, potrebbero essere anche, insomma, no, dei maschi coinvolti. Poi ci sono sempre, hanno sempre fidanzati, come, no? Appunto. Va bene, adesso non vi dico quello che accadrà no, appena finisce, la puntata è finita. Poi vi racconto domani cosa ci siamo detti, perché qui adesso vedete quello che capita. Grazie a Giovanna Botteri, grazie Nunzia Di Girolamo, e grazie sempre a Rita Dalla Chiesa, grazie a Roberto Poletti e grazie soprattutto a voi che siete sempre tanti e molto molto affettuosi. Ci vediamo domani a Torino.